Oh mio Dio! Meraviglioso, quest'anno mi sono proprio superata. Grazie! Vabbè, allora, ciao. Ciao. Ci vediamo, ciao. No! Ciao a tutti e bentornati su MTV. Aspettative? Ma quante ne abbiamo? Quante volte ci capita di farci migliaia di viaggi mentali su una qualche situazione, che sia nella vita di tutti i giorni o che sia in qualche evento speciale come per esempio il Natale? Ci immaginiamo sempre delle situazioni perfette dove tutto sarà così meraviglioso, tutto andrà esattamente come avevamo sognato, come nei film, come... No, mi dispiace essere io a dovervelo dire, ma no, le cose non vanno mai come ve le siete immaginate all'inizio. Non vi dico che sarà tutta una catastrofe, per fortuna il Natale è un momento bellissimo, non può certo essere distrutto da qualche aspettativa non soddisfatta, però sono più che altro piccole cose che ogni anno noi speriamo che vadano perfettamente e non vanno mai così. Quando succede così, la cosa migliore secondo me è prenderla un po' sul ridere, essere in grado di non prenderci troppo sul serio, ed è proprio per questo che ho deciso di realizzare questo video. Ne avevo già fatto uno quest'estate riferito alle vacanze estive e sembrava esservi piaciuto molto, quindi ho deciso di fare un aspettative versus realtà anche del periodo natalizio, che almeno per me è davvero molto carico di tante aspettative che puntualmente ogni anno vengono deluse. Ma la speranza è l'ultima a morire, quindi ogni anno io comunque mi ricreo le stesse aspettative e spero lo stesso per il meglio. Spero che questo video vi piacerà, vi farà un po' sorridere o riconoscerete alcune situazioni familiari. Fatemi sapere se queste cose sono successe anche a voi almeno una volta nella vita, così mi sento un po' meno sola. Buona visione! Oh mio Dio, chissà che cos'è! Oh mio Dio, grazie, ragazzi, no, davvero, non doveva, dai, oh mio Dio, grazie, troppo gentili, davvero non me lo meritavo. Oh mio Dio, questo è il Natale più bello di sempre. Oh mio Dio, chissà che cos'è. Dei calzini, grazie. Tu hai visto il mio cassetto dei calzini, vero? Grazie, davvero questi mi servivano. 10 anni di calzini regalati per Natale, davvero questi completano la mia collezione. Grazie. Ehi, ciao. Buon Natale. Ah, oh, grazie, anche a te. Hai visto cosa c'è qui su? Cioè, sì, ho visto. Il rischio. E il rischio, cioè, il rischio di solito... Non so se sai cosa è. Ehi, ciao! Ciao! Tutto bene? Sì, grazie. Hai visto il rischio? Ah, questo? Sì, il rischio è di solito... Sì. Il rischio pazzo. Cosa? Di solito... Il rischio è... Non capisco. Niente, no! Vabbè, allora, ciao! Ciao! Ci vediamo, ciao! Alla ricerca del regalo perfetto.
proprio come immaginavo. Ho trovato il regalo perfetto per tutti. E sono anche con un mese di anticipo. Allora, cosa devo fare oggi? Visto che è il primo di dicembre, potrei cercare per una buona volta di pensare a delle idee per i regali che devo fare un po' in anticipo, visto che mi riduco sempre all'ultimo. Sì, dai, è una buona idea. Oh, finalmente quest'anno. Allora. Vabbè, non c'è speranza. Ci ripenserò più avanti, tanto ho un mese di tempo. Che giorno è oggi? 24 dicembre. Ho come l'impressione che ci fosse qualcosa che dovevo fare. Oh mio Dio, non ho ancora comprato i regali per Natale. Oh mio Dio, mio Dio. No! Emma? Deve essersi di nuovo ridotta all'ultimo momento con i regali di Natale. Di impacchettare i regali. Perfetto. Perfetto. E aggiungiamo anche un bel fiocchetto. Perfetto. Oh, meraviglioso. Quest'anno mi sono proprio superata. Regali. Allora, sembra facile, no? Vabbè, calma. Oh, 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 più o meno dritta. Se chiudo l'occhio destro, giro la testa dall'altra parte e chiudo anche l'occhio sinistro, a quel punto sembra dritta, quindi siamo a cavallo. Perfetto. Allora, così. Ops, mi sa che l'ho tagliato un po' troppo corto. Vabbè, aspetta, forse riesco a salvarlo. Si è incastrato. No. Ci metto un fiocco sopra. Perfetto. Sembrava più facile. Grazie per aver guardato questo video. Se vi è piaciuto mettete un bel pollice in su. Scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne avete pensato. E iscrivetevi al canale per non perdervi i miei prossimi video. Prima di concludere questo video ci tenevo a salutare un paio di ragazze che me l'hanno chiesto. Me l'hanno chiesto anche delle altre ragazze. Non voglio dare la priorità a nessuno. In questo momento sto solamente salutando quelle che per prime, diciamo, me l'hanno chiesto. Ma vi assicuro che cercherò prima possibile di salutarvi nei miei prossimi video. La prima ragazza è Martina De Marte. Quindi ciao Martina, ti mando un bacione grande grande. La seconda è Nicole Pirozzo e quindi ciao Nicole, tanti tanti bacioni. E infine it's Daisy Ciccio, ciao Daisy o quello che sia il tuo nome, ti mando un bacione. Spero che avrete una splendida, magnifica e meravigliosa giornata e ciao al prossimo video. Sbam!
proprio come immaginavo. Sono fatti vedere.